Questa casa si sviluppa su una superficie orizzontale di circa 300 metri quadri. In questa casa vive una famiglia di cui i genitori sono progettisti. I genitori mi hanno chiamato perché hanno deciso nella loro casa in realtà di non intervenire per non influenzarsi vicendevolmente. Hanno chiesto a me come terza figura di partecipare a questo progetto che è stato poi seguito in realtà da loro nella fase di direzione lavori e nella scelta di materiale insieme a me per quanto riguarda gli arredi interni. La casa si sviluppa, come dicevo, orizzontalmente, si decontestualizza rispetto al contorno. È un contorno chiaramente di un paese nella provincia di Cuneo, siamo ai piedi delle Alpi, la tipologia prevalente è una tipologia di tetti a due falde, tipica tipologia piemontese. Questa casa in qualche modo vuole creare una dirompenza. Una dirompenza però non solo nella forma e nel colore, ma anche nel modo di impostare la vita di una famiglia stessa. Quindi è una casa che in buona sostanza si apre verso l'esterno, quasi a creare in buona sostanza una dialettica con quello che è il territorio circostante, anziché chiudersi, anziché conservarsi in un puro spirito piemontese. Questa voglia qui è quella di espandersi, di aprirsi verso l'esterno e di cercare il contatto con l'esterno. Questa è stata la scelta, l'indicazione progettuale, la scelta progettuale che è stata presa per questa casa. All'interno la casa si sviluppa distintamente in due blocchi, un blocco riservato ai figli, nei quali ci sono le camere da letto, i bagni riservati ai figli, i vestiboli dei figli, e una seconda parte, che è una parte più legata al giorno, alla camera da letto padronale, vestibolo padronale, bagno padronale, in modo che questa casa anche in un futuro possa essere facilmente divisibile, quindi in buona sostanza con una parete al centro possa creare due unità abitative distinte. Allora, la cucina è il luogo principale della casa per due argomentazioni fondamentali. La prima è che è l'unico momento in cui la famiglia riesce a riunirsi e all'interno della cucina naturalmente ci si arriva ad essere in qualche modo tutti raccolti come nucleo familiare, ci si scambiano le impressioni della giornata eccetera, per cui i genitori riescono a riappropriarsi del dialogo con i figli. Secondo luogo importante naturalmente all'interno della cucina la proprietaria che è un'esperta cuoca trova naturalmente la massima espressione di se stessa. Questa cucina qui, in questo caso una Bofi, lavoriamo tutto in Corian, colori molto chiari, la volevamo molto chiara per contrastarla con il pavimento in legno. E quello che ha di particolare questa cucina sono le piastre di induzione. Piastre di induzione per il motivo per il quale non volevamo avere delle fiamme libere e soprattutto perché questa casa a livello energetico gode della piena autonomia. È una casa che in buona sostanza per quanto riguarda la produzione elettrica si serve di un fotovoltaico, quindi noi abbiamo una produzione di 12 kW di fotovoltaico, e per quanto riguarda la parte invece legata al discorso di riscaldamento abbiamo i soffitti a piastra radiante, lavoriamo con della geotermia e con delle pompe di calore aria-acqua, che sono a loro volta mantenute da quello che è il discorso del fotovoltaico. Grandi pareti contenitive all'interno di questa cucina permettono di avere tutto il discorso delle stoviglie, piatti, tegami, eccetera, nascosti all'interno di queste pareti scorrevoli, più ne troviamo un locale di spesa che naturalmente verrà a garantire quella che è tutta la necessità legata a una vita familiare, anche perché questa casa è una casa di campagna e necessita naturalmente avere un discorso di dispensa importante. Un taglio orizzontale di vetro permette di mantenere quello che è il dialogo che dicevo prima, di mantenere questo dialogo costante con l'esterno. Oggi non abbiamo una bellissima giornata purtroppo, ma qui abbiamo un affaccio su quella che è la montagna cunese per eccellenza, detta la Bisalta. Quindi di fronte noi abbiamo questa montagna del sud pieno della città, per cui noi ci troviamo sul sud, ci siamo aperti verso questo verde e continuiamo a mantenere la confrontanza con le tipologie delle case tipiche piemontesi che dicevo poc'anzi. Siamo nella zona living della casa, sono circa 110 metri quadri direttamente collegati a quello che è il discorso della cucina. Questo soggiorno io l'ho voluto come uno spazio molto aperto, voluto insieme alla committenza, come uno spazio molto grande e molto aperto nel cui abbiamo un'area conversazione, un'area pranzo e un'area televisione. Per quanto riguarda nell'area della televisione io ho cercato comunque di mitigare un pochino questo spazio con l'uso di una parete in pietra arenaria, nella quale ho
cercato di tirare fuori, oltre che il discorso della vena, dell'essenza, del tatto, anche un discorso di matericità diversa, lavorando con la pietra su dei rilievi differenti e su dei tagli differenti, in modo tale da giocare anche con la sera attraverso delle luci a terra, dei giochi architetturali, per cui io riesco a dare un effetto di pieni e vuoti e di movimento della facciata stessa. Allora, questo è il bagno padronale della casa. Questa è un'area che io considero sempre molto privata. Io ritengo che comunque i proprietari della casa debbano avere un buon ritiro all'interno dell'ambiente stesso in cui vivono con la famiglia, nel senso che deve esserci una parte estremamente privata. In genere ragioniamo che questa parte privata contenga la camera da letto, un vestibolo e naturalmente un bagno padronale, che deve essere un grosso ambiente. In questo caso noi abbiamo ragionato su un bagno che avesse naturalmente una parete vetrata di collegamento con quello che era la camera da letto, per cui il cercare sempre comunque di ampliare il più possibile gli spazi a livello visivo. Un piatto doccia doppio. Il piatto doccia in qualche modo è tutto rivestito da una parete, che è una parete fossile, in pietra fossile, una vasca incassata completamente nel terreno, una vasca della Cos, un rivestimento sempre in pietra arenaria, ed è la stessa pietra che noi troviamo come filo conduttore in tutta la casa, sia nelle pavimentazioni esterne, sia nei rivestimenti interni. In più, un doppio lavello, in questo caso di Tosco 4, un doppio lavello che va a costituire quello che è la parte comoda della casa, in modo tale che non ci siano mai delle prevalenze, ognuno i suoi spazi, eccetera. Lunghi specchi permettono poi di aumentare quello che è il concetto della dilatazione visiva degli spazi. Tazze e bidet sono poi naturalmente alloggiate dietro questo setto, in modo tale che non vengano mai portate alla vista. Quindi mantengano una certa discrezione in tutto quello che è un concetto di permeabilità. Qui si coglie esattamente quello che è l'andamento del terreno naturale. In buona sostanza il terreno aveva una pendenza costante, per cui noi abbiamo seguito il declivio del terreno per quello che era il posizionamento della casa. Seguendo il declivio del terreno ci troviamo naturalmente a dover superare dei dislivelli. Dislivelli che però diventano importanti nel momento stesso in cui noi li utilizziamo come un lento ingresso alla casa. Un lento ingresso che in buona sostanza è contornato da un riquadro all'interno del quale io ho voluto mettere un melograno. Il melograno per me è come l'ulivo, in realtà sono piante sofferenti, sono piante che in qualche modo sono nodose, dure, difficoltose, e probabilmente il melograno vuole essere il contraltare di quello che non è stato questa casa. Questa casa per contro ha avuto uno sviluppo veloce, semplice, facile, anche perché io ho una committenza in qualche modo molto intelligente, quindi per me è stato molto semplice, ma il melograno è qualcosa che mi porto dentro, proprio come idea di sofferenza, come idea di mettere dei punti fermi, fissi e molto radicati. Sopra di noi abbiamo un taglio vetrato, perché io non volevo lasciar perdere anche la luce zenitale, nel senso che mi piacevano questi coni di luce che si venivano a gerare su questi muri bianchi, in modo tale che le ombre diventassero delle nette percezioni visive. Questo è un motivo per il quale ho voluto ancora della luce zenitale. Sempre in questo punto possiamo avere la possibilità di vedere dei cambi di materiale, al di là di quelle che sono le pavimentazioni, quindi il tec nella zona conversazione esterna o la pietra in questa zona di disimpegno sulle camere da letto. Io ho ancora voluto cambiare, mettere nelle solette superiori una parte di soletta realizzata in latterocemento e una seconda parte quasi volutamente dichiarata in legno, ma in legno nel senso della sua struttura, e poi ho voluto comunque verniciarla di bianco in modo tale che ci fosse solo di nuovo il solito gioco delle percezioni delle ombre. La casa, come dicevo, è una casa con un sistema strutturale puntiforme in CA, le solette sono in latterocemento. Particolare attenzione di questa casa sono gli isolamenti, perché uno dei punti principali è che questa casa fosse energeticamente autonoma e per arrivare naturalmente a un grado soddisfacente di comfort che la casa rientrasse anche a livello di isolamenti in quello che fosse un discorso di classe A. E quindi questa casa è stata lavorata concettualmente con queste idee qui. Quindi una casa ben isolata e assolutamente autonoma nel senso di produzione di energia.